Amici, oggi faremo una ricetta dal sapore invernale. Andrò a fare un battuto di carota e scalogno. Ok, lo mettiamo in padella. Aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva. Mettiamo in cottura. Mentre il soffritto sta andando, noi prendiamo dei pezzettini di salsiccia, faremo praticamente dei tocchetti che andremo a rosolare insieme alle verdure di poco fa. Nel frattempo, per portarci avanti, abbiamo qui dei cavoletti di Bruxelles. Li taglieremo a metà. Prendiamo mezzo porro e lo affettiamo. Come vedete, mentre il soffritto sta andando, io mi sto preparando tutte le verdure. Lo mettiamo insieme ai cavoletti di Bruxelles. Il soffritto leggermente va. Poi ho tagliato circa 600 g di patate, le ho sbucciate e le andrò a tagliare. Nel soffritto ci andremo a rosolare la nostra salsiccia. Alla salsiccia sto unendo delle spezie leggermente piccanti. Questo vi regolate secondo i vostri gusti. Sfumate con un po' di vino bianco. Alzate la fiamma e lasciate evaporare tutto l'alcol. Adesso che la salsiccia è a metà cottura, la togliamo dal tegame. Nel tegame ci allunghiamo dell'acqua, circa un litro, e ci andrò a mettere le patate. Insieme alle patate ci uniamo anche il porro. Aggiungete un po' di brodo granulare, quindi aggiungendo il brodo granulare dovete regolarvi con il sale, quindi può darsi che non ce ne, che ne occorra, può darsi invece che dovete aggiustarlo. Copriamo il tegame e lo lasciamo cuocere per circa 6-7 minuti. Questo è il tempo, ci andremo ad aggiungere i cavoletti di Bruxelles e lasciamo cuocere altri 3-4 minuti. Adesso aggiungiamo anche la salsiccia che avevamo cotto leggermente. Abbassiamo la fiamma e facciamo andare delicatamente fin quando le patate non riescono ad essere infilzate. Tutto pronto, diamo una macinata di pepe e andiamo ad impiattare.